Ciao, benvenuto a mio podcasting, stagione 16. Da questa stagione il format dei podcast è leggermente mutato. Le puntate di mio podcasting, numerate e seguite dalla lettera R, stanno per reaction, ossia un commento o una reazione a dei contenuti esterni che io ho comunque visionato, e se vorrete li potete trovare come sempre in descrizione, linkati in descrizione, per espandere il tema. Invece, per tutti gli altri episodi di mio podcasting semplicemente numerati, ecco, potete fare riferimento ai miei blog, mia fantascienza blogspot.com, la freccia della storia blogspot.com, paleocontatto blogspot.com e infine anche il blog che ho chiuso di recente, mio radar blogspot.com. Ciao! Ciao, mio podcasting, stagione 16, episodio 190R. Ciao! Dunque, di cosa parleremo in questa puntata del podcast? Taiwan, il Xi Day si avvicina. Ecco, questo tema potete trovare anche linkato all'interno di questo file. È praticamente un webinar di un sito paramilitare dove si discuteva appunto di questo tema, e questo mio podcast è una reazione, cioè un commento all'altro podcast che appunto ho visionato. Taiwan, il Xi Day si avvicina. Se volete sapere di cosa si tratta questo podcast, il link lo trovate in descrizione. Qui andremo a ragionare tra di noi come commenti al webinar, che lo potete trovare in descrizione linkato. Dunque, per farla corta e breve, concordo quasi su tutto sulla bella analisi del signor generale Morabito. Concordo quasi tutto sulla bella analisi del signor ammiraglio Mucedola. Aggiungo queste mie personali considerazioni a sostegno dei due alti graduati che hanno espresso, a mio avviso, un'ottima analisi, totalmente condivisibile. Dunque, io personalmente non mi curo molto delle manovre politiche cinesi o dei grandi altri paesi. Penso che i vertici politici di Russia, USA, Cina, India, quanto di altre potenze regionali come Iran, Pakistan, Corea, eccetera, siano solo degli esecutori di piani strategici già predefiniti, perché sono le necessità insoddisfatte a muovere le guerre, a maggior ragione in un mondo sovrappopolato e piegato dai danni del cambiamento climatico. Che cosa può suggerire quindi la piccola e sconosciuta World War III Roadmap Theory sul tema di Taiwan? Beh, insomma, gli attrattori caotici guerrafondai in Asia suggeriscono la tendenza che non ci saranno eventi clone o battaglie che anticipino una World War III in Asia, questo per ragioni di sorpresa strategica, ma la crescita della rivalità tra i player asiatici sarà misurabile in altre dimensioni: in quella economica, in quella politica, in quella sociale, in quella tecnologica, in quella legale, sia nella fase di polarizzazione economica, quanto nella fase di polarizzazione ambientale, quanto come controrisposte attive o proattive all'evento altrui, ossia a tutte le azioni e gli eventi appartenenti all'insieme di accelerazione politica, oltre ovviamente agli eventi di cambiamento climatico. Ecco, l'obiettivo della Cina, a mio avviso, è la Siberia, perché Taiwan non ha niente che interessi ad 1,3 miliardi di cinesi, tranne la sua posizione geografica come base avanzata per proteggere le città cinesi, perché tutte le grandi metropoli cinesi sono sull'Oceano Pacifico e la Cina vuole una fascia, giustamente, di sicurezza con forze aeronavali per proteggere le sue grandi metropoli. Per certi versi, Sud Corea, Giappone e Taiwan hanno probabilità ad avere un destino comune durante la detonazione di una World War III in Asia. Ecco, questi indizi storico-statistici e logici possono essere corretti,
ed utili, e quanto sono attinenti alla realtà attuale invece è prospettica? Le dichiarazioni di Xi Jinping, apparentemente aggressive, sono a mio avviso solo politiche ed interne rivolte ai cinesi. Questo se e solo se Taiwan non installerà dei missili a gittata intermedia con MIRV o MARV, missili americani, quindi sull'isola di Taiwan. La strategia del porcospino taiwanese è solo difensiva e Taiwan per adesso non è una minaccia alla Cina. C'è l'interesse militare cinese su Taiwan per il controllo marittimo sopra e sotto l'acqua. Se Taiwan continuerà nella sua efficace strategia del porcospino senza ospitare missili a gittata intermedia con MIRV e MARV e testate nucleari, allora a mio avviso la Cina non avrà interesse ad invadere Taiwan e la Cina non avrà interesse ad attaccare Taiwan. A mio avviso, perché la Cina già oggi controlla le rotte di superficie con satelliti, radar, mezzi navali, e manca alla Cina solo un clone del SOSUS per controllare le rotte subacquee della sua fascia di sicurezza, dato appunto che l'alta quota di ricerca e di sviluppo applicata che è investita in Cina, non è illogico pensare che presto i cinesi impiantino una sorta di rete SOSUS per controllare un'ampia fascia di sicurezza davanti alle loro coste per evitare lanci di missili a gettata intermedia da sottomarini SSBN oppure di attacchi aerei a sorpresa. Ecco, se Taiwan si farà coinvolgere nel pivot in China dagli Stati Uniti, andando a installare a Taiwan dei missili a gettata intermedia con MIRV, MARV e testate nucleari, allora a mio avviso la Cina valuterà la presenza di missili americani in Taiwan come una minaccia esistenziale. Quindi la Cina potrebbe probabilmente attaccare, forse con un massiccio attacco di DF-31, solo sulle basi taiwanesi degli missili a gittata intermedia, e o pensare ad un attacco aeronavale e missilistico ipersonico sempre sulle basi missilistiche taiwanesi con gli RBM a testata atomica con MIRV e MARV, diciamo di matrice statunitense. Dopo questo attacco forse la Cina potrebbe perfino pensare ad un'invasione, dato che la strategia del porcospino taiwanese, cioè, è sicuramente molto costosa, ma diciamo o i cinesi potrebbero non pensare ad un'invasione avendo già dato una forte dimostrazione di forza, oppure subire perdite pesanti per occupare l'isola che era diventata una minaccia, e onde evitare una eventuale reinstallazione di nuovi missili, diciamo, di matrice nordamericana, quindi ipersonici oppure missili a gettata intermedia con testate nucleari. Quindi, tirando le fila, a mio avviso, data l'alta tensione storica tra Cina e Taiwan, dato che i panda cinesi sono serviti a molto poco, è sicuramente possibile qualche schermaglia militare a livello convenzionale, però non con gli USA, che sicuramente se ne resteranno fuori nonostante le manovre muscolari in difesa di Taiwan. Tale evento potrebbe essere indicatore in senso storico di una possibile emersione più di una terza guerra mondiale ibridata, invece che una terza guerra mondiale in seconda restrizione. Questo perché, nonostante la Cina mostri i muscoli su Taiwan, i cinesi non si sentono ancora pronti per una guerra con gli USA. Peraltro, è più utile a mio avviso per la Cina comprarsi Taiwan invece che distruggerlo. Se i taiwanesi vogliono arrivare al mercato cinese, penso iPad, notebook, computer, elettronica di consumo, smartphone e quant'altro, devono a mio avviso entrare nella Cina come ha fatto Hong Kong, con una parziale autonomia alla Cina. Viceversa, se il mercato cinese resterà negato a Taiwan, che comunque come fornitore di chip e computer paralleli, ecco, a mio avviso non potrà essere proprio un fornitore sicuro nel XXI secolo, data la vicinanza con la Cina. La dipendenza economica cinese sull'export è attesa che sia in graduale riduzione, sia per il pivot in China e la deglobalizzazione causata da sovrappopolazione e scarsità indotta da danni da cambiamento climatico, quanto per la crescita della domanda interna cinese.
E poi mia opinione è che presto i cinesi puntino sullo sviluppo ed implementazione di Submerged Launched Anti-Ballistic Missile, costruendo una pingue flotta di sottomarini nucleari SSBN, sia con capacità offensive, quindi con SLBM, quanto ibridi, sfruttando gli stessi lanciatori ma trasformandoli in missili difensivi, quindi intercettori lanciati da sottomarini strategici, intercettori balistici con multiple kill vehicle. Quindi, oltre a costruire i cinesi dei sottomarini d'attacco nucleare convenzionali, oltre allo sviluppo di una rete satellitare cinese che sia Kessler Safe per almeno 1-2, forse 3 anni, diciamo 1-2 anni. Con questo sforzo bellico cinese ridurrebbe necessariamente la presenza di supercarrier cinesi, proprio perché l'obiettivo della Cina è, a mio avviso, la Siberia. Viceversa, tanto più supercarrier cinesi saranno costruite, tanto meno razionali saranno i cinesi, tanto meno risorse ci saranno per i cinesi da spendere in sottomarini cinesi, sia di tipo strategico per SLBM o per Submerged Launched Anti-Ballistic Missile, quanto per sottomarini di attacco. E quindi di conseguenza, essendoci meno sottomarini cinesi, sarà anche meno potente e meno efficace la forza e la strategia cinese di mare, e nel più debole sarà quindi l'avvolgimento cinese alla Siberia. Questo è più o meno tutto. Un saluto, ciao, alla prossima.